Ricordiamo in modo particolare tutti i defunti che abbiamo accompagnato al cimitero in questo tempo e sono tanti in modo particolare per la nostra comunità parrocchiale. Noi vogliamo ricordarli certi che appartengono ora a Dio nella casa del Padre e godono della vita eterna. Ringrazio il signor Sindaco di essere presente a questa Eucaristia per condividere insieme questo momento importante e significativo con tutta la nostra comunità parrocchiale. Riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Gloria,
animo. O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la Pasqua di risurrezione di essere innovati nel tuo Spirito, per rinascere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio e viveremo con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo amore. Parola di Dio. Ripetiamo, questo è il Signore, è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita, e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, la pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Chiedi e ascoltiamo la proclamazione della sequenza pasquale. Perché nel Pasquale Signore, anno
Primo giorno della settimana, Maria di Maddala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i telli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Facciamo festa nel Signore. Cari amici, in questo tempo stiamo vivendo insieme un periodo drammatico, un periodo faticoso, un tempo probabilmente di buio, dal punto di vista personale, un momento di buio nella nostra storia. Ci sono stati tanti momenti di buio nella storia dell'umanità. In un certo senso, davvero, questo è uno dei tanti momenti. Ma in questo giorno di Pasqua vogliamo lasciarci prendere dalla luce del Signore risorto. Perché in questa situazione, pur difficile, una luce entra oggi nella nostra vita, nel nostro cuore, per darci speranza, per darci fiducia. Il Signore è risorto e non ci lascia mai più soli. Sarà con noi fino alla fine dei tempi. È il risorto. È colui che si affianca accanto a noi anche in queste situazioni. Suggerisce al nostro cuore innanzitutto di non mollare, di non perdere la speranza,
di non vedere tutta la realtà che ci circonda come una realtà che si sta distruggendo o disgregando. E il Signore risorto ci invita a scorgere anche in questa situazione i segni della sua presenza. Noi riconosciamo i segni della sua presenza innanzitutto nell'Eucaristia, questo pane spezzato per noi, che si fa cibo per la nostra vita e per la vita eterna. Riconosciamo questo Cristo risorto nei sacramenti, riconosciamo questo Cristo risorto nelle tante preghiere che anche la nostra comunità parrocchiale come nel mondo stanno innalzando al Signore in questo tempo. La preghiera è rendere vivo il Signore nella nostra vita, nella nostra famiglia, nel nostro cuore. Continuiamo quindi a vivere questa bella esperienza di preghiera all'interno delle nostre famiglie, perché il Signore ci ha detto: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, io sono come vivente, come risorto in mezzo a loro, a noi. E allora davvero di cuore vorrei augurare a tutti una buona Pasqua nel Signore risorto. In questi giorni davvero ho colto tanti segni della presenza del risorto anche in gesti di solidarietà, di amicizia fraterna, di comunione, di incoraggiamento che tante persone stanno vivendo all'interno della nostra comunità con piccoli gesti, ma che diventano grandi gesti in questo tempo. Di questo ringrazio davvero il Signore. Ma c'è un momento che vorrei condividere con voi in tutta questa situazione che mi ha molto colpito, ma nello stesso tempo mi ha fatto molto crescere come prete, come responsabile di questa comunità parrocchiale. Un po' di giorni fa, quando c'è stato il momento più drammatico, quindi 15-20 giorni fa circa, eravamo nella nostra piega. Il signor sindaco si ricorda perfettamente, anche Don Giorgio, eravamo lì insieme. Ho vissuto quel momento mentre arrivavano le bare, continuamente bare, nella nostra piega. Un momento davvero di angoscia. E mi ricordo che ci guardavamo negli occhi, spaesati, per dirci cosa possiamo fare adesso, che cosa sta succedendo. Poi, riflettendo dal punto di vista personale, mi sono detto: questa pieve innanzitutto sta segnando una pagina della storia della nostra comunità parrocchiale, come l'aveva segnata in passato in altri due momenti significativi e drammatici. Eravamo lì a celebrare la storia di una comunità e mi ha fatto molto piacere essere lì col sindaco per esprimere una solidarietà, per esprimere anche un disagio, ma nello stesso tempo di guardare al nostro paese con gli occhi di chi davvero vuole davvero sperare in un futuro diverso. Ringrazio il Signore perché in quel momento, mentre quelle tante bare stavano per arrivare, sono riuscito, forse anche in forza dello Spirito Santo, a proclamare con forza la risurrezione del Signore. Quei morti, tutti i nostri morti,
in questo tempo ora appartengono al regno di Dio, sono risorti in Cristo. Ed ora permettetemi davvero, nonostante sia Pasqua, di dire una semplice, col cuore innanzitutto, parola a chi sta soffrendo in questo tempo, a tutti coloro che sono stati colpiti da un lutto, a quelle persone che sono in quarantena, a quelle persone che sono sole in casa, a tutti gli ospiti della casa albergo, che noi non dobbiamo mai dimenticare. Queste situazioni, nonostante il dramma, ci devono far crescere. Crescere e recuperare quei valori che Cuccaglio ha sempre vissuto nella sua storia. I valori della condivisione, della solidarietà, dell'aiutarci reciprocamente. Permettete che dica una parola di ringraziamento a tutte le associazioni, come lo farà dopo anche il sindaco, a coloro che nel silenzio hanno vissuto e stanno vivendo questo tempo, perché non è ancora passato tutto, questo tempo come un momento davvero come quel Cireneo che abbiamo ascoltato durante il Venerdì Santo. Si accosta a Gesù per portare la croce. Quanti cirenei stiamo vivendo e conoscendo in questo tempo, e di questo dobbiamo veramente ringraziare il Signore. Permettete che dica una parola di speranza a tutti i ragazzi, a tutti i giovani. So benissimo, sappiamo benissimo che questa esperienza vi sta provando profondamente, non solo per le ristrettezze che questo tempo impone. Vi sta provando profondamente, perché questa esperienza segnerà profondamente anche il vostro futuro. Noi vogliamo ricordarvi in questa Eucaristia, certi però che la prima cosa che faremo a nome di tutti i ragazzi e di tutti i giovani alla fine di questa pandemia così drammatica sarà una festa per voi, una festa in piazza, una festa nel nostro oratorio, che riprenda a camminare, a riprendere in mano i vostri volti e riscrivere con voi una storia nuova. Cari ragazzi, cari giovani, il futuro è nelle vostre mani. Questa situazione vi faccia, ci faccia riflettere insieme su che cosa è essenziale nella nostra esistenza, su alcuni valori sui quali davvero si può contare e si può spendere tutta la nostra vita. Cari ragazzi e cari giovani, in nome anche di Don Giorgio, noi vogliamo pregare per voi affinché questo tempo di difficoltà, anche nello stare in casa, costretti a stare in casa, sia un tempo per recuperare i valori grandi anche all'interno della vostra famiglia, un dialogo costruttivo con i vostri genitori, ma sia anche un tempo che si trasforma in una opportunità. A tutta questa comunità parrocchiale, alla quale vogliamo veramente bene, a questa comunità parrocchiale che sta soffrendo, noi auguriamo una buona Pasqua nel nome del Signore. Credo in solo Dio, Padre onnipotente,
Cristo nostro Pasqua è risorto. Gioia e gratitudine affidiamo al Padre ogni nostra necessità e speranza. Diciamo insieme anche da casa, ascoltaci il Signore. Conferma nella fede la tua Chiesa, la risurrezione del tuo Figlio, la sostenga e la renda forte nella testimonianza, nella certezza che la morte è vinta e la vita trionfa. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Illumina i governanti, i politici, i magistrati. Di fronte alle tenebre della morte e dell'iniquità, si affidino alla luce del risorto per sostenere i poveri e gli innocenti. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Aiuta tutti i fratelli che vivono nella disperazione, nel non senso, nell'indigenza, a trovare nella risurrezione la forza per alzare lo sguardo e lasciarsi accogliere dal tuo abbraccio di amore. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Donaci la gioia della Pasqua, oggi e sempre, perché l'alleluia sia il canto quotidiano della nostra fede e la certezza della risurrezione sostenga la nostra speranza. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Momento di silenzio, presentiamo al Signore la nostra preghiera per sé. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa Eucaristia si gradita a Dio, Padre Onnipotente. Signore, ricevi dalle tue mani questo sacrificio, all'odore e alla gloria del suo nome, per il bene nostro e per tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, le preghiere e le offerte del tuo popolo, perché questo santo mistero, gioioso inizio della celebrazione pasquale, ci ottenga la forza per giungere la vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
mentre cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli santi canta l'inno della tua gloria. Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'alto della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con una preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e sceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito,
perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi allievi, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Giacinto e Maurizio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Pier Antonio, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La preghiera del Padre nostro è la preghiera dei cristiani, la preghiera che rende presente questo Padre di misericordia e di amore nella nostra vita. Vi invitiamo a recitare questa preghiera innanzitutto con la fede e col cuore in questo giorno di Pasqua, nella vostra famiglia, nella vostra casa, insieme ai vostri figli. E magari in comunione, perché crediamo alla comunione dei santi, in comunione con quelli che ci hanno lasciato, con quelle persone che oggi non potranno condividere con noi il pranzo, perché separati in altri posti e dovranno rimanere soli. Con tutte queste persone, con tutta la nostra comunità, con la consapevolezza che il Signore è risorto, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore risorto sia con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Grazie al nostro parroco Don Gianfranco, grazie a Don Giorgio, grazie a Don Ugo, grazie ai nostri diaconi, ai nostri operatori, a chi ci concede questo spazio e chi è stato tanto vicino alla comunità coccagliese in totale unità di intenti e valoriale con l'amministrazione comunale. Caro Don Gianfranco, proseguiamo nel solco così chiaramente tracciato dai nostri predecessori nella comunità di Coccaglio. Buona Pasqua a tutti voi, cari cittadini. Avrei quest'oggi voluto salutarvi di persona, in questa domenica di festa, in questo inizio di primavera, chi aspettando un banchetto in famiglia, chi preparandosi ad un viaggio atteso, chi godendosi un po' di meritato riposo. Avrei voluto augurare di persona buona Pasqua a voi, bambini e ragazzi, che vivete questi momenti sospesi tra la gioia di una vacanza in attesa e la frustrazione di non poter uscire di casa. Avrei voluto augurare buona Pasqua a voi, adolescenti e giovani, che conservate fiducia nel futuro e voglia di fare e di stare insieme e di vivere il mondo che purtroppo le nostre generazioni vi consegnano malato. Avrei voluto augurare buona Pasqua a voi, padri di famiglia, che portate il peso del futuro incerto, del lavoro che manca, delle economie difficili e che vi siete commossi per il tricolore da un balcone e sentendo il nostro inno nazionale suonare per le strade. Avrei voluto augurare buona Pasqua a voi, madri, che avete passato tanto tempo con i vostri figli, giocato, parlato, cucinato ed avete saputo nascondere con un sorriso il terrore che potessero ammalarsi e soffrire. Avrei voluto augurare buona Pasqua a voi, cari anziani, storia ed architrave della nostra comunità. Avete più di altri pagato tributo di vite a questo mondo, spesso in solitudine. Forti delle tante difficoltà affrontate, siete ancora voi a darci coraggio. Avrei voluto augurare buona Pasqua a voi, che avete lavorato e speso il vostro tempo in questo periodo, rischiando la vita per tutti noi. Eravamo fratelli e sorelle anche prima, ma l'avevamo dimenticato. Ce lo avete testimoniato con tanto amore. Avrei voluto augurare buona Pasqua a voi, che non siete più qui con noi. In tanti avete compiuto l'ultimo viaggio attraverso l'austero silenzio della vecchia pieve, testimone della storia millenaria della nostra comunità cristiana, centro del nostro paese, quasi che tutta la comunità in quel momento avesse voluto tenervi stretti al cuore prima di lasciarvi andare. A tutti voi oggi avrei voluto augurare buona Pasqua, ma sono solo il vostro sindaco Alberto in una Coccaglio deserta, in una chiesa vuota. Una chiesa vuota, ma non muta, che diffonde oggi un rivoluzionario e grandioso messaggio di speranza, di luce e di vita. C'è rimedio. C'è rimedio alla malattia, alle difficoltà, alle sofferenze, al dolore, persino a ciò che di peggio ci può accadere. Alla morte c'è rimedio. Penso che null'altro più di questo messaggio che la comunità religiosa oggi ci consegna abbia il potere di consolare e riunire tutti noi. Un messaggio pieno di vita, che come il suono delle nostre campane a festa attraversa l'aria, i muri, le distanze, arriva ai vicini e ai lontani, e anche a chi non c'è più con noi. È Pasqua. Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali giunga alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso vogliamo portare l'Eucaristia, che è la presenza reale
di Cristo risorto in mezzo a noi, sulla nostra piazza, per benedire tutto il nostro paese. La forza del risorto arrivi a ciascuno di noi, in questo momento particolare, ma soprattutto in questo giorno di Pasqua. Invito quindi a preparare anche quel canto che avete provato insieme questa settimana, che dopo la benedizione solenne verrà cantato, voi in casa, chi vuole anche dai balconi, in tutti i modi, per far sentire che il Signore è la nostra speranza, è la nostra fiducia e che non ci lascerà mai soli. E questo è l'augurio che ancora una volta facciamo a tutta la nostra comunità. Il Signore sia con voi. Benediciamo il Signore. Ringraziato ogni momento. Santissimo, divinissimo, gran sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salutato e ringraziato ogni momento. Santissimo, divinissimo, gran sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salutato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo gran sacramento. Invochiamo il Signore con la preghiera del nostro Vescovo come supplica
a San Paolo VI in questo tempo di epidemia. Ci rivolgiamo a te, San Paolo VI, nostro amato fratello nella fede, pastore della Chiesa universale e figlio della nostra terra bresciana. Ti presentiamo la nostra supplica in questo momento di pena e dolore. Sii nostro intercessore presso il Padre della Misericordia e invoca per noi la fine di questa prova. Tu che hai sempre guardato al mondo con affetto, tu che hai difeso la vita e ne hai cantato la bellezza, tu che hai provato lo strazio per la morte di persone care, sia a noi vicino con il tuo cuore mite e gentile. Prega per noi, vieni incontro alla nostra debolezza, allarga le tue braccia come spesso facesti quando eri tra di noi. Proteggi il popolo di questa terra che tanto ti fu cara. Sostienici nella lotta, tieni viva la nostra speranza. Presenta al Signore della gloria la nostra umile preghiera, perché possiamo presto tornare ed elevare con gioia il nostro canto e proclamare la lode del nostro Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Per tutti i nostri defunti, l'eterno riposo donna loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. L'eterno riposo donna loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. L'eterno riposo donna loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Insieme il canto Stai con me, possiamo uscire sui nostri balconi, sulle nostre finestre e cantarlo insieme. E se poi fate una foto, un video di questo momento, me la mandate, magari salta fuori qualcosa di bello, di grande. Saprò che tu sei.
Tutti ancora buona Pasqua nel nome di Cristo risorto. Amen. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Grazie anche a te. Grazie, grazie. 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 Grazie.